Buongiorno giocatori, come state? Spero si stiano avvicinando le ferie per voi. Anzi, a proposito, scrivetemi nei commenti dove andrete di bello e quali giochi porterete con voi. Siccome a me manca ancora un mese alle agognate ferie, ho ancora un po' di video in serbo per voi. Cominciamo subito parlando di Santa Maria. Ciao ragazzi, io sono Miss Meeple e questo è il mio canale di tutorial di giochi da tavolo. Vi illustro i regolamenti per capire se un gioco fa per voi e per iniziare subito a giocare. Se volete scoprire nuovi giochi da tavolo, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ringrazio innanzitutto Daltenda per avermi permesso di mettere le mani su questo gioco. Santa Maria, degli autori Eilif Svensson e Christian Amundsen Özvi, sperando di pronunciare bene, è un gioco da 1 a 4 giocatori, con una durata indicativa massima di 90 minuti. È un po' un gestionale, un po' un gioco di dadi, un tile placement, un astratto, insomma, è un po' di tutto. Cerchiamo di mettere ordine e vediamo insieme come si gioca. Ma se volete passare direttamente ai pro e ai contro e alle mie impressioni, ci sono i link di navigazione nella descrizione. Posizionate il tabellone al centro del tavolo, con 3 dadi blu per giocatore in alto, il segnaround sul numero 1, le 4 navi iniziali, quelle con la bandiera arancione a faccia in su, in corrispondenza dei porti. Le restanti navi restano a lato, a faccia in giù. Tirate 3 dadi bianchi per giocatore e divideteli per risultato sotto il tabellone. Le 3 tessere strada vanno a faccia in su nella casella più in basso del passaggio di turno. Scegliete casualmente 3 tessere vescovo e 3 tessere allievo da posizionare in cima al tabellone. Create 2 pile, una con le espansioni doppie, una con le espansioni triple, e scopritene 5 di ogni tipo. Create una riserva di monete, segnalini felicità, legno, grano, zucchero, gemme, oro. Ogni giocatore riceve una plancia personale da tenere sul lato A. Per le partite successive il regolamento prevede una modalità avanzata per assegnarle. 6 monaci e 3 segnalini, da mettere uno sul tracciato religione, uno sul tracciato conquistatore, uno sulla piazza del mercato. Ognuno riceve 2 legni e il primo giocatore ottiene 3 monete, il secondo 4 e così via. Ognuno preleva un dado blu, lo tira e lo tiene accanto alla plancia. I dadi blu sono i dadi personali del giocatore, nel corso della partita se ne potranno sbloccare altri 2. I dadi bianchi rappresentano un pool comune. Una partita a Santa Maria dura 3 round. In ognuno, a partire dal primo giocatore, tutti svolgono il proprio turno, per poi passare la mano al giocatore successivo. Il round termina quando tutti i giocatori si sono ritirati. Nel proprio turno i giocatori possono svolgere solo una delle seguenti azioni: espandere la colonia, attivare un singolo edificio, attivare una riga o una colonna, ritirarsi. Espandere la colonia significa acquistare una tessera estensione doppia tra le 5 visibili al prezzo di 2 legni, oppure una tessera tripla tra quelle visibili al costo di 2 legni e un grano. La tessera prelevata non si sostituisce subito, ma a fine round. La si posiziona sulla propria plancia, ruotandola a piacere, a patto che non copra altre tessere o edifici prestampati. Per attivare un singolo edificio se ne sceglie uno della propria plancia e lo si copre con le monete necessarie alla sua attivazione. Il primo edificio attivato nel round costa una moneta, il secondo 2 e così via. Vedremo in seguito le azioni degli edifici nel dettaglio. Non si può attivare un edificio già coperto da un dado o da delle monete. Per attivare una colonna prendete un dado bianco dal pool comune e attivate tutti gli edifici della colonna con lo stesso valore. Per attivare una riga, utilizzate il vostro dado blu personale e attivate tutti gli edifici della riga con il suo valore. Non si possono prelevare più di 3 dadi bianchi per ogni round. L'attivazione degli edifici si fa obbligatoriamente dall'alto in basso per le colonne e da sinistra a destra per le righe. Si attivano solo gli edifici senza dadi né monete sopra. Quando si preleva un dado bianco o blu, si possono sempre spendere monete per modificarne il valore. Per ogni moneta il valore può essere modificato di più o meno 1. 1 e 6 non sono valori adiacenti, servono 5 monete per passare dall'uno all'altro. Dopo l'attivazione, che comunque è facoltativa, di tutti gli edifici, si posiziona il dado sull'edificio più in basso o più a destra della colonna o riga attivata. Solo questo edificio non potrà essere riattivato nell'anno corrente. Le azioni degli edifici possono essere ottenere risorse. Si prende la risorsa indicata dalla riserva comune e la si posiziona in plancia.
Non si possono mai avere più di 3 esemplari della stessa merce in riserva. Se si ottengono ulteriori merci, si prendono delle monete al loro posto. Una moneta per legno e grano, 2 monete per gemme, zucchero e oro. Scambi. Si possono scambiare le merci in alto per le merci in basso una sola volta. Nave. Si può scegliere una delle navi e pagare le merci indicate dalla propria riserva. Si preleva la nave e la si tiene a faccia in giù nel porto con il simbolo che corrisponde a quello da cui si è prelevata la nave. Navi in porti diversi daranno bonus diversi a fine round. La nave prelevata si rimpiazza subito. Con l'azione conquistatore si avanza il relativo segnalino di un passo. Si guadagna un oro ogni volta che si sorpassa un simbolo oro. L'oro è un jolly e può essere usato al posto di qualsiasi altra risorsa durante il gioco. Se si termina su una casella occupata, il proprio segnalino va in cima. Con l'azione religione si avanza di un passo il relativo segnalino. Si può sempre pagare un grano per ogni livello in più che si vuole raggiungere. Quando si sorpassa un simbolo monaco, si può prelevare uno dei propri monaci e posizionarlo in uno spazio dedicato. Gli spazi sono quelli delle stazioni missionarie, ovvero dei bonus immediati, degli scolari che danno abilità speciali per il resto della partita, dei vescovi che danno obiettivi da raggiungere ma fanno anche perdere 2 punti a fine partita. Quando si supera il simbolo secondo e terzo dado, si sbloccano gli ulteriori dadi blu. Si preleva un dado dal pool di dadi blu, lo si tira e lo si tiene accanto alla plancia, da usare anche nel turno in corso. L'ultima azione disponibile è ritirarsi, e lo si fa spostando il proprio segnalino dalla piazza del mercato ad una casella a scelta per svolgere l'azione indicata, oppure per prelevare una tessera strada aggiuntiva, utile per coprire i buchi lasciati in plancia. Su una casella dei bonus di fine round non possono esserci più segnalini. Poi si riceve l'income derivato dalle navi in plancia. Per ogni nave si ottiene un esemplare di quanto descritto dal porto, ovvero monete, religione, conquistatori, punti vittoria. Oltre all'azione del turno si possono sempre svolgere azioni gratuite, tra cui comprare risorse base, grano e legno, al prezzo di una moneta. Vendere risorse per il prezzo indicato in plancia. Quando tutti hanno passato si passa alla fase di fine anno. Si controlla il tracciato conquistatori. Seguendo lo schema disegnato si ottengono punteggi diversi in base al numero di giocatori. Chi è in posizione più avanzata riceve il numero maggiore di punti e poi ascendere. Tutti ricevono punti tranne l'ultimo classificato. In caso di parità, il giocatore il cui segnalino si trova più in basso è considerato in vantaggio. Poi tutti i segnalini conquistatore tornano sullo zero. Tutte le monete usate per attivare gli edifici si scartano. Si scartano le restanti tessere espansione della colonia e se ne scoprono altre 5 e 5. I dadi bianchi vengono raccolti, tirati e ridistribuiti sotto il tabellone centrale. I dadi blu vengono raccolti, tirati e tenuti accanto alla propria plancia. Il giocatore che è in posizione più alta sul tracciato ordine di turno sarà il primo giocatore nel round successivo. Una volta stabilito ciò, tutti i segnalini tornano alla piazza del mercato. Il segnaturni avanza e inizia un nuovo anno. Alla fine del terzo anno, dopo aver ottenuto come sempre i bonus per il ritirarsi, i bonus navi e i punti del conquistador, si procede al calcolo finale dei punti. Trasformate tutte le risorse residue in monete, una o due. Poi, ogni 3 monete ottenete un punto vittoria. Controllate tutte le righe e le colonne piene, ovvero con edifici o strade che avete in plancia. Su ognuna di quelle guadagnate un punto per ogni colono disegnato. Un colono può dare punti sia per una riga che per una colonna. Guadagnate i punti indicati sulle tessere allievo su cui avete un monaco. Per ogni vescovo su cui avete un monaco perdete 2 punti. Poi controllate i requisiti e prendete i relativi punti. Prendete 3 punti per ogni set di navi completo sui 4 porti. Voltate le navi e sommate i punti disegnati. Chi ha più punti è il vincitore. In caso di parità, vince il giocatore il cui segnalino nell'ultimo anno è posizionato più in alto sull'ordine di turno. Abbiamo chiesto agli autori di Santa Maria qualche consiglio su come affrontare il gioco. Ecco cosa ci hanno detto. Iniziate subito a costruire, molti dimenticano quanto sia importante. I dadi sono potenti perché attivano più edifici insieme. Non usate dadi per attivare una riga o colonna con un solo edificio libero, ci sono le monete per questo. E ricordate che potete vendere merci per ottenere monete con cui attivare gli edifici. Scegliete un vescovo e cominciate a prepararne i requisiti sin dall'inizio.
Se cominciate a lavorarci troppo tardi, non varranno molti punti. Ricordate che ogni giocatore può prendere solo 3 dadi bianchi per round. I vescovi fanno perdere 2 punti a fine partita. Quando si usano le monete per attivare gli edifici, la prima volta costa una moneta, la seconda 2 e così via. Dadi, Tetris, gestionale, astratto, tile placement, tutto qui dentro? I punti vittoria più inquietanti che io abbia mai visto. Santa Maria, il compatto gestionale mai banale. No, no, non mi serve il regolamento, saranno comprensibili i simboli, no? Ho la combinazione perfetta! Ok, sono pronta. Qual è lo scopo del gioco? Immagino realizzare piantagioni, raccogliere risorse, trasformarle in altre più pregiate, venderle per assoldare assistenti che ci aiuteranno a costruire edifici. Come dici? Devo avanzare un segnalino su un tracciato? Ah. Se avete partecipato all'edizione 2018 della Fiera Modena Play, avrete sicuramente sentito parlare di Santa Maria. C'erano code infinite per provarlo e opinioni molto positive di chi aveva avuto modo di giocarlo. All'epoca non ero riuscita a provarlo in fiera, ma fortunatamente l'ho recuperato ora, e devo dire che i giudizi sono giustificati. Si tratta di un peso medio molto solido, adatto ad un pubblico abbastanza ampio. Tra i punti di forza, Santa Maria è sicuramente abbordabile anche per giocatori meno esperti. Ha un regolamento molto snello che si impara abbastanza in fretta. Inoltre ha una varietà di meccaniche che strizzano l'occhio a chi ama i dadi, i gestionali, i tile placement, gli astratti grazie al sistema di selezione azioni tramite griglia e al posizionamento tessere in stile Tetris. La varietà di meccaniche purtroppo non corrisponde a una varietà di strategie, perché riassumendo lo scopo del gioco, ovvero le modalità con cui fare punti, si tratta semplicemente di far avanzare dei segnalini su dei tracciati, di vendere delle merci tramite il commercio navale ed eventualmente di risolvere degli obiettivi selezionati durante la partita. I materiali li definirei funzionali, ovvero non c'era bisogno di nulla di più. Solo le icone sulle tessere scolaro e vescovo non sono molto comprensibili e le faccine rosa oggettivamente sono un pochino inquietanti. L'utilizzo dei dadi comporta un pizzico di alea, ma è quell'alea controllata alla Feld o alla Grand Austria Hotel, ovvero sono i giocatori a doversi adattare al tiro di dadi, sfruttando al meglio i risultati disponibili, e non si tratta semplicemente di subire il risultato uscito. E poi bene o male riempiendo la plancia dall'interno verso l'esterno, si ha statisticamente più probabilità di fare più attivazioni durante il turno, o perlomeno di poter modificare i dadi spendendo meno monete. Fatemi sapere nei commenti se lo avete provato e cosa ne pensate di questo utilizzo dei dadi. Se vi piacciono i miei video sapete già cosa dovete fare, iscrivervi al canale e cliccare la campanella per non perdervi le notifiche. Alla prossima e buon gioco!